stato un susseguirsi di fanesi, turisti, ma soprattutto famiglie, ed ha visto il tutto esaurito anche quest'anno l'immancabile appuntamento del Paese dei Balocchi a Bellocchi di Fano. Un fine settimana dedicato ai più piccoli, ma non solo, che li ha visti coinvolti nella vera storia di Pinocchio, grazie alle tante ricostruzioni lungo il percorso e ai protagonisti, come la balena, la casa di Geppetto, il campo dei miracoli, il gatto e la volpe, i gendarmi, ma anche la fata turchina. Elementi caratteristici di questa festa. Novità di questa 14ª edizione, le quattro gigantesche teste di lucignolo, sparabolle e sparaballe, grazie alla collaborazione con l'associazione Carristi Fanesi. Entusiasta la macchina organizzativa ed i suoi volontari, che ogni anno cercano di creare sogni possibili e immaginari per la realizzazione di questo evento. È un evento molto particolare, che non comune, e quindi la gente, le famiglie, che quindi con figli che hanno visto, diciamo, l'evento anche sui siti nazionali, chiamano perché vogliono venire magari nelle nostre zone in queste settimane proprio per partecipare poi a questa manifestazione. Molta gente ormai si rivolge a internet per capire dove può andare in vacanza per trovare qualcosa anche per i figli. Siamo molto contenti, molto felici, veramente sono state quattro serate molto importanti, il gioco, il divertimento, la riflessione non è mai mancata al Paese dei Balocchi. Noi siamo molto contenti perché dietro queste quattro serate c'è un grande, grande lavoro di tanti volontari che dedicano le loro ferie a questo evento. Il tutto si è poi concluso con il suggestivo spettacolo pirotecnico realizzato da Ultrasound Event.